Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, parliamo dell'estate segreta di Monti, almeno questo è stato il titolo con cui il Financial Times ieri ha raccontato, con un articolo di Alan Friedman, autore del libro di cui si parla proprio in queste ore. Lo avrete visto, ne abbiamo parlato in telegiornale di ieri sera, se ne è parlato moltissimo nella puntata di ieri di Piazza Pulita con Corrado Formigli, ed era ospite lo stesso Alan Friedman. Questo libro, Ammazziamo il Gattopardo, che racconta l'estate del 2011, quando Mario Monti fu sondato da Giorgio Napolitano per poi, nell'eventualità di un incarico che poi avvenne sulla crisi del governo Berlusconi. Ricordiamo quell'estate è stata ricostruita anche in queste ore per l'altalena dei mercati, per l'attacco all'euro, per il contesto internazionale, per la crisi economica naturalmente, per gli scontri dentro la maggioranza, all'interno della maggioranza di centrodestra, tra Berlusconi, Tremonti e la Lega che non voleva la riforma delle pensioni. Tutto questo era il 2011 e questo libro, con lo scoop di alcune interviste dei protagonisti che confermano e retrodatano il progetto di un incarico a Mario Monti, ha creato un grande scompiglio nel quadro politico attuale, soprattutto perché da lì è nato un fortissimo attacco di Forza Italia al capo dello Stato Giorgio Napolitano, peraltro già sotto attacco del Movimento 5 Stelle. Allora, oggi abbiamo la fortuna di avere i protagonisti di quella stagione e anche degli illustri commentatori. Ve li presento subito e parleremo con loro di quella fase storica e della rilettura che se ne fa oggi del passato, del presente e delle prospettive. Allora, innanzitutto c'è Mario Monti, che è l'ex presidente del Consiglio, buongiorno. Buongiorno. E poi c'è Roberto Giachetti, del Partito Democratico. Buongiorno. E poi Alan Friedman, naturalmente. Buongiorno. Che è l'autore del libro Ammazziamo il Gattopardo. Ha portato una copia, perché invece il libro uscirà fra domani mattina, quindi ancora bisogna aspettare un po', però insomma oggi c'è un'altra anticipazione sul Corriere della Sera del documento che peraltro Alan hai mostrato ieri proprio a Piazza Pulita, un documento scritto da Corrado Passera e che è stato mostrato anche a Mario Monti all'epoca, nel 2011, su un piano, diciamo, di ripresa economica e molto significativo. Poi c'è Federico Fubini, giornalista economico. Buongiorno. Della Repubblica, buongiorno. Poi c'è Paolo Franchi, anche lui autore di un libro su Giorgio Napolitano, oltre ad essere una firma illustre del Corriere della Sera, ne abbiamo parlato qualche volta a Omnibus. E poi in collegamento da Milano, stranamente perché di solito è a Roma, c'è Augusto Minzolini, senatore di Forza Italia, in questa legislatura, quindi nell'altra. Non era invece giornalista, anzi era direttore del TG1, come tutti ricorderanno, e comunque un giornalista che ha sempre seguito, anche questo tutti lo sanno, Berlusconi con particolare attenzione. Salve, salve. Salve Minzolini. Allora, cominciamo subito naturalmente con il Presidente Monti. Presidente, intanto lei si aspettava che, accettando l'intervista con Alan Friedman, di concedere un'intervista ad Alan Friedman nella quale sostanzialmente conferma che fu sondato, diciamo così, da Napolitano molto tempo prima, si sarebbe scatenata tutta questa bufera di reazioni politiche, tutte queste polemiche? No, anche se conosco Alan Friedman da tempo come un giornalista brillante, determinato e che spinge le cose al limite e che, come vediamo, ha molto successo. No, perché non ho detto assolutamente niente di nuovo. Tra l'altro osservo che il 2011 è stata la meno segreta delle mie estati, perché tutti i giorni in quei mesi le cronache si occupavano nella parte finanziaria dell'andamento problematico dei mercati, soprattutto con riferimento all'Italia a partire da un certo momento in poi, e nella parte politica delle difficoltà del governo, e sappiamo bene che in quei casi, del resto basta sfogliare i giornali dell'epoca, il toto chi è un gioco nazionale, in quel caso devo dire anche internazionale. Ricordo persino, per collocare il momento, che in questo paese svizzero nel quale ho passato una parte di quell'estate,
è arrivata una troupe del TG5, sì. Eravamo i primissimi di agosto, per farmi delle domande incalzanti su che cosa pensavo che sarebbe accaduto al governo, eccetera, e credo che nessuno sapesse di contatti con il presidente Napolitano, ma tengo anche per sgombrare il campo, perché tutte queste cose mi interessano, ma il giudizio che un giorno sarà dato su queste cose dipenderà da altri fattori, ma una cosa mi interessa moltissimo sottolineare. Come ho detto ad Alan Friedman nell'intervista, ma io neanche di fronte a un grande giornalista rivelo i dettagli delle conversazioni con il Presidente della Repubblica, e allora uno può dire ma però a De Benedetti o a Prodi hai detto che eri in contatto col Capo dello Stato? No. No. Primo, Prodi anche nell'intervista che fa dice che una volta è passato da me alla Bocconi che abbiamo commentato l'andamento dello spread. Non c'è stato da parte mia nessun riferimento a contatti col Capo dello Stato. De Benedetti, neanche De Benedetti, che ho visto ai primi di agosto in vacanza, tra l'altro proprio quella sera in cui alla televisione si vedeva la conferenza stampa un po' sofferta del Presidente Berlusconi, del Ministro Tremonti e del Sottosegretario Letta, un momento di grande difficoltà. De Benedetti, come ogni altro personaggio o persona che io incontrassi in quel momento, mi chiedeva allora cosa pensi, ma capiterà a te, eccetera. Abbiamo una raccolta di articoli in cui si diceva è ora un governo Monti, questo è Morando del PD il primo agosto. Si immagini se io vado a dire a Carlo De Benedetti, qua tra l'altro mesi prima, però, lui sul settimanale tedesco di Zeit aveva gentilmente dichiarato: secondo me il meglio che l'Italia potrebbe avere in questo momento è Monti. Si immagini se io vado a dire a Carlo De Benedetti di colloquio o non colloquio col Capo dello Stato. Lui, quando Alan Friedman gli ha detto Monti era stato contattato dal Capo dello Stato, lui gli ha risposto, mi pare, Alan, gli ha risposto, penso di sì, perché mi ha chiesto cosa ne pensavo. Però c'è un problema, allora, naturalmente è importante, perché mi sembra la ricostruzione che dà il Presidente Monti è quella di dire era nell'aria, non necessariamente era stato Napolitano a sondarmi, era nell'aria, ne parlavano i giornali. Quindi, poi alla fine... Però, scusi. Prego. No, però in realtà il problema è nelle date. Penso che sia questa la questione, cioè se è giugno o se è luglio fa una differenza. Per completare il mio ragionamento, io nell'intervista con Friedman, che è del settembre 2013, 27 settembre 2013, a lui dico che non smentisco di aver avuto in quella fase dei contatti col Presidente, ma questa è cosa molto diversa dire a Friedman il 27 settembre 2013 che due anni prima mi capitava di parlare col Presidente, da quello che sarebbe stato e che non ho fatto, dire a De Benedetti o dire a Prodi, guardate che il Presidente mi ha sondato, questo allora, non l'ho Friedman. Proprio fatto. Dichiarazione numero uno, ho una grandissima stima e affetto per un vecchio amico che conosco dagli anni 80, il Presidente Mario Monti, che ha fatto un contributo importante a questo Paese in un momento di difficoltà. Capisco l'operazione in corso stamane qui in questa trasmissione, capisco esattamente la lettera del Presidente della Repubblica, per cui... No, però operazioni qua nessuna. No. Operazioni forse è la parola sbagliata, allora fammi dire. Capisco, ogni tanto il mio italiano non funziona, capisco il senso di un confronto fra me e il Presidente Monti, in cui ognuno in modo amichevole... senza aver preso più di un caffè parla delle diversi punti di vista. Da giornalista anglosassone, che comunque non impone nessuna ottica anglosassone sull'Italia, per carità, dico due cose. Numero uno, in questo libro c'è ben altro di questo capitolo e da domani quando esce parleremo di quello, ma per quanto riguarda il capitolo, il piano del Presidente Napolitano, il piano del Presidente, come intitolato questo capitolo, io dico che non si può
cambiare, non si può ritirare, non si può smorzare, non si può sminuzzare, non si può glissare quello che il Presidente ha detto a me, e chi dei vostri telespettatori che vuole vedere la verità deve guardare il video su Corriere.it, perché quel video è impossibile a poi reinterpretare come il Presidente Monti, con tutto il mio affetto, pochi minuti fa ha cercato di fare. No. Fammi finire, poi io ovviamente... Naturalmente, possiamo vedere. Vedremo dei video, e soprattutto abbiamo visto. Capisco, forse la prima operazione non era sbagliata. Quello che volevo dire è che quando io ho chiesto, e qui vediamo con la sequenza in modo trasparente, perché, ripeto, con tutto il rispetto, quando ho chiesto a Carlo Domenelletti, non ha detto forse, ha detto in modo chiaro e tondo che il Presidente Monti è venuto a casa sua prima di una cena vicino a St. Moritz all'inizio di agosto, chiedendo i suoi consigli e discutendo se dovevano accettare o no la proposta che il Presidente Monti ha riferito a lui. Però non abbiamo bisogno di Benedetti. Prodi, quando ho parlato con Romano Prodi, l'ho risentito io ieri per la doppia conferma che stava tranquillo che quello che ha detto certo, a giugno, due mesi prima di Benedetti. Questa è la cosa importante, è la data. Due mesi prima, a giugno, il Presidente Monti ha chiesto il consiglio a me, non perché era nell'aria, non perché era vago o un rumor, non come i giornali italiani dell'epoca, compreso il collega Fabio Martini della Stampa, che ha fatto un articolo che era buono, ma un po' troppo da complotto, perché implicava che c'era una riunione a Casa Sas, a Milano, con Monti, di Benedetti. Però quella riunione c'è stata, Presidente. Non c'è stata una riunione del genere, c'è stato un convegno. Tra un attimo lei chiederà a Monti, ho chiesto a Di Benedetti, certo. Ho chiesto a Prodi. Non c'è stato un complotto a Casa Sas, c'è stato un convegno in cui, come è normale, le persone hanno parlato fra di loro. Quello che voglio dire è che quando Prodi mi ha confermato e Di Benedetti hanno confermato che Monti ha chiesto consiglio a loro su una proposta già fatta a lui, no. Quello, io so quello che hanno detto, e poi lasciamo al pubblico sì. Decidere, perché non voglio, l'ultima cosa che faccio è litigare con un stimato amico come Mario Monti. Però l'intervista a Mario Monti, che lui può reinterpretare oggi, domani e per i prossimi anni, non può essere reinterpretato, perché si vede un giornalista che con la trasparenza chiede ben quattro volte la conferma, lui mi corregge sul nome della moglie di Benedetti, che avevo sbagliato, ho detto Sandra, era Silvia, mi corregge su alcuni particolari. Chiedo le sue conversazioni con Napolitano, lui mi fa notare che danno il tu e non il lei. E poi quattro volte chiedo, ma ha chiesto esplicitamente o le ha fatto capire questo? E siccome ha parlato un po' di altri temi di novembre, scusa se dico questo davanti al Presidente, ma pronuncerò male la parola, mi sembra che stavo per un attimo tergiversando. A quel punto ho insistendo molto, quando ho chiesto alla fine se voleva smentire che il Presidente Napolitano in giugno 2011 aveva, qui il congiuntivo mi manca stamane, avessi proposto a lui di in modo esplicito o le ha fatto capire che non doveva smentisce. Essere su stand-by disponibile se necessario, mi ha risposto sì, mi ha dato il segnale in quel senso. Io vorrei punto far rivedere. E basta, segnale in quel senso, certo. Per il Financial Times di Londra, dire. Vuol dire che a giugno 2011 era ben chiaro a Mario Monti, e poi ho avuto i documenti di Passera e la discussione con Monti, che sono una controprova complementare. Ma io non ho niente da provare qui. No, appunto, io riporto i fatti e poi lascio al pubblico a decidere. No, una precisazione, sì, poi sentiamo. Sì, perché non credo che sia tanto interessante. Ma, primo, ho smentito di aver avuto contatti col Presidente della Repubblica, che mi ha lasciato capire che sarebbe stato bene. Ma ieri è andato in Rai 1, ha detto ho avuto tanti contatti. Appunto, ho smentito, punto di domanda. No, non ho confermato. Ho confermato. Sì. Cioè, non ho, con lei, Friedman, non ho smentito, ho confermato. No.
Significa questo che io ho detto che avevo parlato con De Benedetti e con Prodi di mie conversazioni avute col Capo dello Stato? Assolutamente no. Però loro lo dicono. Ex post facto, però loro lo dicono. Dice prima la diversamente. Allora, no, è strano prego. Perché no, è una persona intelligente, ma qui sembra che non capisca. Io ho parlato... Non sto al gioco di reinterpretare quello che ho scritto. Quello che ho scritto lei può reinterpretare, smentire, no. A metà... No, allora, mettiamola così. Scusi, lei è un grande economista. Sì, va bene, ma lei è comunque una persona che sa ragionare. La prego di esercitare questa sua capacità di ragionamento nel distinguere tra quello che io a lei ho detto nel settembre del 2013, cioè che avevo avuto conversazioni con Napolitano, col fatto che non ho parlato con De Benedetti o Prodi o nessun altro di conversazioni avute con Napolitano. Coglie la differenza o no? Sì, però Presidente, mi scusi, la differenza è... No, però, appunto, no, la differenza si coglie, però il punto è che Prodi in realtà dice che ha parlato, che lei ha parlato di questo. Certo, però io vorrei far vedere la ricostruzione, è Prodi che lo dice nel libro. Però, posso dire una cosa? Sì, e poi però vorrei vedere la ricostruzione, sì, no, così ma velocissimo, anche tutti quanti... Vai. Voglio dire soltanto questo, nel senso, con tutto il rispetto per il Presidente Monti, però mi sembra molto strano, ecco, proprio perché ho rispetto e stima, che una persona in quei giorni vada a parlare con questo o quell'altro autocandidandosi a fare il Presidente del Consiglio. Credo che lui sia andato a sondare rispetto a una proposta che ha avuto, perché altrimenti sarebbe... Cioè, chiunque allora va in giro, diciamo, per l'Italia, parlando con quel capitano d'industria, con quel finanziere, con quell'altro, dicendo, mi dicono... Forse potrei farlo, ma mi sembra che però uno si autocandida su un'ipotesi di questo genere. Semmai verifica e sonda se su un'ipotesi del genere che gli è stata prospettata c'è un mondo che è d'accordo. Prodi è venuto nel mio ufficio alla Bocconi, poi stavamo andando insieme a una conferenza, abbiamo guardato lo schermo che segnava lo spread... Era 200 e qualche, e lui mi ha detto, Mario, preparati perché quando arriva a 300 ti chiameranno. E allora ho detto, ma ti sembra verosimile, ma cosa può succedere in questa situazione, mercati, eccetera. Non abbiamo parlato né di Presidente della Repubblica né niente, ma tutte le persone che incontravo in quel periodo, né ho chiesto consigli, ho chiesto, secondo te cosa può succedere? Però... La stessa cosa con De Benedetti. Monti smentisce Prodi e De Benedetti. Non benissimo. È vero, vediamo, possiamo vedere vediamo la ricostruzione. Prodi. Vediamo Prodi, per favore, perché De Benedetti poi ha detto. Ripeto, a lei... io vorrei parlare del fatto che in quell'estate c'era una tempesta economica, io vorrei parlare del fatto che questo è un paese in cui il 42% dei giovani sono senza lavoro, io vorrei parlare della ricetta per il futuro che e sono io che glielo impedisco però reinterpretare un scoop noi, e io capisco che alcuni colleghi italiani, mi hanno detto complimenti, alcuni colleghi italiani come Giuliano Ferraro o chissà chi hanno voluto per invidia o meramente perché dire che ho scoperto acqua calda, ma se era acqua calda perché non l'ho pubblicato io? Io dico una cosa semplice, il ruolo di un giornalista, secondo me, in Italia come in America, è scoprire, documentare, pubblicare e lasciare gli altri giudicare. Però questo è stato un segreto di Pulcinella che è stato conosciuto da almeno 2 o 3 dozzine di persone a Roma che c'erano conversazione fra lei e Napolitano, che c'era l'offerta di questo che non è uno scoop. E questo segreto no, di Pulcinella scoop, quando si esce dal palazzo dei colleghi giornalisti, si rende pubblico, crea trambusto, perché tutti gli articoli e i servizi dell'epoca non hanno avuto la prova. Esatto, allora questo va detto, quello che ha fatto Alan Friedman, sia nelle interviste in video, sia in quello naturalmente che è scritto nel libro, che ha potuto scrivere 2 punti, aperte le virgolette, con dichiarazioni dei protagonisti. Questo è l'elemento di forza ed è l'elemento anche che genera questo scompiglio. Però io vorrei lanciare il servizio che è andato in onda nel telegiornale di ieri, il servizio di Andrea Molino, che ricostruisce diciamo quella fase in cui ci sono anche degli inserti presi proprio dalle interviste di Alan Friedman. Sentiamo. Mario Monti era in stand-by dall'estate 2011, pronto alla chiamata di Napolitano per Palazzo Chigi, non appena fosse arrivata. E la rivelazione clamorosa che arriva dal libro di Alan Friedman, Ammazziamo il Gattopardo, che contiene testimonianze inedite su quanto accadde in quella caldissima estate tra politica ed economia.
tre i testimoni d'eccezione, lo stesso Mario Monti, Carlo De Benedetti e Romano Prodi, che confermano una stessa versione. Napolitano aveva già pronta la soluzione Monti in caso di necessità. Cominciamo dall'inizio. Siamo nel giugno 2011, al governo c'è Silvio Berlusconi, che ha superato da qualche mese lo strappo di Fini e la mozione di sfiducia nei suoi confronti e può ancora contare su una maggioranza solida, anche se più debole. Ma in Europa e sui mercati si stanno addensando nubi nerissime. La Grecia è stata salvata ma è quasi fallita e nel mirino della speculazione c'è l'Italia con il suo enorme debito pubblico. Bruxelles chiede al ministro Tremonti misure drastiche. In quel mese di giugno, come racconta Friedman, Romano Prodi incontra Monti che gli chiede consigli in caso di chiamata per Palazzo Chigi. C'erano delle voci in giro, no? Che sarebbe toccato a lui il peso della Presidente del Consiglio. Mi ricordo una lunga conversazione in cui il succo della mia posizione è stato molto semplice. Dico: Mario, se non puoi far nulla per diventare Presidente del Consiglio, se te lo offrono non puoi dire di no, quindi una persona più felice di te non ci può essere al mondo. Ai primi di luglio lo spread, parola fino ad allora sconosciuta, tra titoli di Stato italiani e tedeschi comincia a schizzare verso l'alto. Berlusconi e Tremonti varano una prima grande manovra di rientro dal deficit che doveva avere il suo impatto maggiore nel 2014. Ma non basta. La situazione peggiora e il 12 agosto il governo deve anticipare i tempi e varare un nuovo pacchetto, lacrime e sangue. Il nostro cuore gronda sangue quando pensiamo che uno dei vanti di questo governo era quello di non avere mai messo le mani nelle tasche degli italiani, mi cito tra virgolette, ma la situazione mondiale è cambiata. In quel mese di agosto Mario Monti è in vacanza a St. Moritz, dove va a trovare Carlo De Benedetti. Anche a lui chiede consigli su cosa fare in caso di incarico. Lui mi dice: guarda che è possibile che succeda questo, tu cosa ne pensi? Che succede che cosa? Che succeda, cioè che Napolitano mi chieda di fare il primo ministro. Perché il presidente Napolitano aveva già fatto le conversazioni preliminari. Aveva già fatto delle conversazioni preliminari e così via. Lui mi ha detto, Monti, che era già chiesto da Napolitano a luglio di essere su stand-by. Sì, e infatti se si è rivolto in agosto a me per chiedermi che cosa ne pensavo, vuol dire che qualcuno gli aveva già fatto envisager qualche cosa, perché sennò perché me lo chiedeva. Il 5 agosto, ma si conoscerà nei dettagli più tardi, la Banca Centrale Europea aveva inviato al governo italiano una lettera firmata anche dall'allora governatore di Banca Italia Mario Draghi, con richieste specifiche di interventi per evitare il baratro finanziario, tra cui liberalizzazioni, privatizzazioni, riforma delle pensioni, taglio degli stipendi ai dipendenti pubblici. Misure che il governo non affronta e dopo l'estate la situazione precipita. L'Europa non si fida più delle garanzie che può fornire Berlusconi. L'immagine delle risatine tra Merkel e Sarkozy è passata alla storia. Si arriva a novembre con la maggioranza di governo che perde altri pezzi e lo spread che schizza oltre quota 500. L'8 novembre Berlusconi preannuncia le dimissioni che presenterà il 12. Il 9 Napolitano nomina Mario Monti senatore a vita e dopo 4 giorni gli affiderà l'incarico di guidare il governo delle larghe intese. Una scelta sempre difesa dal Quirinale come obbligata dagli eventi, di fronte a chi da destra ha gridato al complotto contro Berlusconi, ordito da Napolitano, assieme alle potenze europee, Germania in testa. Ecco che cosa ha detto il capo dello Stato il 5 febbraio scorso a Strasburgo davanti agli europarlamentari italiani, spiegando la nascita dei governi di Monti e di Letta. I due governi che qui sono stati presentati, quasi come inventati per capriccio dalla persona del Presidente della Repubblica. Monti era il nome indicato nelle consultazioni, ma a quel nome il capo dello Stato già pensava da mesi e già da giugno lo aveva fatto sapere al diretto interessato. Lei non smentisce che nel giugno-luglio 2011 il Presidente della Repubblica, senza divulgare conversazioni, le ha fatto capire o le ha chiesto esplicitamente di essere disponibile se fosse necessario? Sì, mi ha dato segnali in quel senso, sì. Allora, questa era la ricostruzione con le interviste che Alan Friedman ha raccolto e naturalmente continuiamo a parlarne soprattutto del perché hanno fatto scoppiare questa bufera proprio in questi giorni, subito dopo la pubblicità. Solo un momento di pausa, torniamo presto.
Allora, di nuovo in onda, Federico Fubini, che è un giornalista che ha seguito con particolare attenzione tutta quella fase, è un giornalista economico, tra l'altro è stato in Europa per molto tempo, quindi conosce anche quei meccanismi. Allora, il contesto in cui è maturato tutto questo, è nata quell'estate lì. Allora, naturalmente c'è un punto da sottolineare per i nostri telespettatori, e cioè che se parliamo di giugno, in realtà, ed è la polemica che sta facendo in queste ore Forza Italia, insomma l'ala berlusconiana, quel momento lì in realtà lo spread non era ancora salito. In quale momento esatto? Nel giugno 2011, e a luglio era intorno a 300, insomma, ed era già salito un po' a luglio, però insomma ancora non era ai livelli che poi purtroppo abbiamo conosciuto in seguito. Allora, Federico, effettivamente c'era una pressione internazionale per sostituire Berlusconi? La lettura che da oggi, per dire, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, è che lo spread, cioè lo spread fu utilizzato per eliminare Berlusconi e non il contrario, cioè non che togliere Berlusconi fu un modo per risolvere un'emergenza economica. Posizione anticipata ieri della Santanchè, mi pare. Posizione anticipata della Santanchè, piazza Guido. Prego. Sì, no, solo una precisazione lessicale. Sono stato in Europa, ho 47 anni, per 47 anni, perché l'Italia fa parte dell'Europa, dunque in vari paesi. Però questa precisazione è importante, perché l'unico altro paese in cui si dice sei stato in Europa, per dire fuori da qua, è la Grecia. Dunque propongo una innovazione lessicale, non parliamo di Europa come qualcosa di diverso da noi, punto numero uno. Mi scuso allora del lessico colloquiale con cui volevo soltanto dire che hai fatto anche il corrispondente a Bruxelles. Mi colpisce, ma non per polemica, ma mi colpisce perché l'ho visto in Grecia questo, e le parole sono sempre sintomo di qualcosa e dobbiamo ragionarci. Al netto di questo, l'altra cosa che mi colpisce è che viviamo in un paese in cui la sfiducia verso le istituzioni, verso le forze politiche è tale che siamo ossessivamente concentrati su quello che c'è sotto, su quello che c'è dietro, e alla fine non guardiamo quello che è davanti a noi. E dunque ti ringrazio veramente per concentrarci su quello che è davanti a noi. Punto numero uno, a giugno del 2010 la crisi era già da più di un anno nella fase veramente acuta. A maggio, inizio 2011. Maggio. Sì, nel 2011 la fase acuta, diciamo, inizia nel maggio del 2010. Ed è abbastanza evidente a tutti quelli che volessero vedere che l'Italia era al limite di essere coinvolta, bastava vedere i titoli delle banche, per esempio, l'andamento dei titoli delle banche, soprattutto c'era stato un declassamento abbastanza brutale da parte di Standard & Poor's del rating italiano all'inizio di maggio di quell'anno, che è evidentemente il prodromo di qualcosa che poteva succedere. Dunque, da quel punto di vista. Quindi il clima dell'emergenza in realtà inizia prima. Sì, e un'altra cosa che vorrei dire, quando si parla dello spread, se viene prima o viene dopo la caduta di Berlusconi, se è uno strumento, un fine, eccetera, che cos'è lo spread? È appunto questa differenza di rendimento tra i titoli di due paesi, in questo caso italiani e tedeschi. Da cosa è dato? Dalla domanda o dall'offerta di titoli in vendita che c'è sul debito pubblico di un certo paese. L'Italia all'epoca aveva circa, come tesoro, debito pubblico circa 2.000 miliardi, come tesoro 1.650, 1.670 miliardi sul mercato. Di questi c'era circa un 60% e oltre all'apice di investimenti di investitori non residenti, di investitori esteri sul debito italiano. C'è stata un'uscita di investitori esteri rapidissima, per cui a un certo punto siamo arrivati, forse il Presidente Senatore Monti lo ricorda anche meglio di me, ma a una presenza di investitori esteri intorno al 35%. Dunque c'è stata una sfiducia verso il Paese che ha iniziato a manifestarsi con un'uscita. Non sono movimenti coordinati, perché stiamo parlando di somme di centinaia e centinaia di miliardi di euro, dunque non c'è un grande fratello che può muovere queste somme. Se posso aggiungere un'ultima cosa,
Quindi diciamo la situazione di emergenza a tuo avviso giustificava delle preoccupazioni del Quirinale, in questo senso anche che si esplorassero delle soluzioni alternative. Ma non, questo il non punto. Credo che il Quirinale fosse l'unico a essere preoccupato. Eravamo tutti preoccupati, cioè, chiunque avesse un minimo di risparmio è preoccupato, basta andare a vedere l'andamento dei depositi e dei flussi tra Italia e estero nei conti bancari per rendersi conto di dove era la preoccupazione. L'altra cosa, vorrei dirla subito, visto che stiamo parlando del passato perché è rilevante per il presente, allora, facciamo anche il controfattuale, come si dice con un pessimo gergo. Cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il cambio di governo? Nel vertice di Cannes del novembre, inizio novembre del 2011, tutti gli altri leader avevano detto a Berlusconi: tu devi entrare in un programma di salvataggio sostanzialmente della Troica. E quando Berlusconi è caduto, il rendimento dei titoli a un anno era superiore al rendimento dei titoli a 10 anni, sopra l'8%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il mercato, cioè gli investitori, cioè noi che deteniamo gran parte del debito pubblico italiano attraverso i nostri fondi pensione, attraverso i nostri risparmi eccetera, stavamo dando un prezzo all'alta probabilità che il default dell'Italia fosse imminente. Dunque, se non ci fosse stato il cambio di governo, visto il crollo di fiducia che c'era verso la gestione del Paese, molto probabilmente oggi, questo sarebbe un protettorato internazionale sotto la Troica. Allora, questo è chiarissima la spiegazione di Fubini. Roberto Giachetti, vorrei chiedere anche a lei come valuta però la ricaduta politica, cioè questo fuoco alzato contro Napolitano da parte di Forza Italia. Poi naturalmente c'è Minzolini che è uno dei più radicali in questa radicale... Sì, abbiamo capito in che senso. Altrimenti, se no Giachetti è radicale, succedo qui se sbagliamo parole. Ovviamente Friedman è un ottimo giornalista e fa il suo mestiere. Non credo che nelle intenzioni di Friedman ci sia quello di dimostrare una tesi. Anzi, lui stesso dice: io racconto semplicemente, mettendo tra virgolette, quello che ho saputo, ma non credo che il fine del libro sia quello di teorizzare qualche cosa che invece immediatamente, come spesso accade nel nostro paese, scoppiano le scintille. E adesso da una cosa che è sicuramente tradotta con delle virgolette, poi vediamo con degli aspetti che possono, comunque tendenzialmente, che ricostruisce quello che chi faceva politica in quel periodo sapeva perfettamente. Io mi ricordo, non avevo minimamente conosciuto di persona il professor Monti, ma tra di noi, tra i deputati, quando si vedeva la situazione precipitare, perché oggi parlare di questa vicenda, oggi che siamo praticamente in una situazione molto diversa, senza avere il contesto di allora e ricordarci che cosa era allora, può apparire come una cosa di chissà che tipo. Ma allora, giustamente lui porta tra virgolette alcune cose, ma allora tutti... Quando si pensava a una persona, tutti pensavano, forse perché in quel momento non avevamo molte spendibili, al professor Mario Monti come persona che avesse la forza di avere credibilità nei confronti dell'Europa, di rimettere mano a un paese che stava precipitando, e il paese stava precipitando, ma non solo per lo spread. Cioè, noi eravamo in una situazione nella quale a dicembre Berlusconi aveva preso la fiducia alla Camera con un voto di differenza. Cioè, si dimetteva un ministro al giorno, una volta era Scajola per la casa, una volta era Bertolaso per la storia della... Minzolini, è proprio così. Perché ancora, ringraziando di Dio, Quindi il quadro generale era un quadro nel quale, nel sentimento comune, c'era la sensazione che da un momento all'altro precipitasse tutto, e non solo per il quadro finanziario che è stato ora... Questo discorso vale anche per giugno, quando questo vale da dicembre. La fiducia con un voto di scarto Berlusconi l'ha presa nel dicembre 2010. Fini si è staccato dalla maggioranza alla fine del 2010, ed è stato un percorso ad ostacoli e una continua sensazione, mentre Berlusconi indubbiamente spiegava che i ristoranti erano pieni, che si volava dalla mattina alla sera e via dicendo, il sentimento italiano era un sentimento, tant'è che noi si pose pure il problema se andare alle elezioni o non andare alle elezioni, e nella decisione comunque di non andare alle elezioni c'era anche il fatto che precipitare alle elezioni un paese che stava già in ginocchio
sarebbe stata una cosa drammatica. Dopodiché vorrei anche capire di che cosa parliamo. Perché siccome, ripeto, non credo che Friedman teorizzi il complotto, ma fotografa una situazione, no, chi teorizza il complotto mi deve spiegare di che cosa parliamo. E non è nelle prerogative di un Presidente della Repubblica, nel momento in cui si rende conto che il Paese crolla e casca a pezzi, come era due anni fa, sondare, sentire, cercare di capire quali sono le possibilità, diciamo, eventualmente crollasse la situazione. No, non ho capito di che cosa parliamo. Minzolini. Posso? Sì, prego. No, io posso... Allora... Io ti ho detto, stimo tutti e stimo anche Giachetti, ma mi sembra molta propaganda quella che lui sta utilizzando. Dobbiamo partire da un presupposto. Fammi finire sì. Adesso, prego, perché sto anche fuori. È peccato, ragione, che sono fuori, perché altrimenti è drammatico interloquire con te. Allora, il punto qual è? È che noi stiamo in una situazione a giugno in cui sappiamo che c'è un dato internazionale problematico, ma in cui nel senso, il nostro paese tenta di uscirne. Quello che di fatto fa precipitare lo spread è che improvvisamente dalla Germania vengono immessi titoli italiani, titoli di Stato italiano, e vengono venduti, si passa, se mi ricordo le cifre, da 8 miliardi a 1 miliardo che rimane in mano tedesca. Quindi 7 miliardi che vengono. Questo crea un meccanismo di sfiducia. Come tutti, diciamo, nel nostro, diciamo, nel mondo moderno ormai le guerre non è che si fanno, diciamo, con i carri armati, si fanno con la finanza. Ed è evidente che in un meccanismo del genere, visto che lì c'era una crisi da pagare, chi doveva pagarla di più, chi doveva pagarla di meno, perché quello è stato il motivo per cui c'è stato questo scontro, chiaramente la Germania ha cercato di imporre una sua linea. Come lo ha fatto? Lo ha fatto esattamente in questa maniera, cercando attraverso... Fubini parla dell'agenzia di rating. È chiaro che il meccanismo è complessivo, non è un complotto, ma nella realtà sono una serie di eterogenei, dei fini che punta a creare, diciamo, dei paesi che vengono messi sul banco degli imputati, e forse probabilmente perché hanno delle fragilità. Ma a parte questo, ed è il punto centrale, se mentre io ho un confronto con questi paesi, io governo italiano, ho alle mie spalle qualcuno che già fa sapere che c'è un altro governo pronto, disponibile, che può sostituire il mio, quale capacità contrattuale ho nei confronti degli altri stati? Questo è il punto essenziale. Il dato essenziale è che se io già vengo, diciamo, tacciato per essere un governo a termine, cioè vado in giro, faccio la figura di Pulcinella, o me la fanno fare. Ecco il punto su cui uno dovrebbe riflettere. E se noi partiamo da giugno, io capisco, diciamo, la difficoltà del professor Monti, ma è evidente che il momento in cui io sto lì e c'è qualcuno che... fa capire, perché poi dovremmo parlare di discorsi, ma poi ne parleremo dopo, intercettazioni e tutto il resto, ma se qualcuno fa capire da una parte che c'è un governo italiano che è lì, ma contemporaneamente c'è un altro governo che può venire, io nel mio rapporto con la Merkel o con Sarkozy non conto più nulla, ed è quello che è avvenuto. Purtroppo. Allora, questo è un punto importante. Scusate, la critica che faceva Merkel e Sarkozy non era quello... in funzione del fatto che c'era Manuel Monti. Per favore, Giachetti, cioè, hai su, Allora, è così, a Minzolini è sì, proprio vabbè, così. Okay, però parliamo, scusatemi, cioè, se io sono pignola sulle date, però, perché anche il sorriso di Sarkozy e Merkel era di settembre, e invece 23 il ottobre a Bruxelles 23 ottobre. Sì, ottobre. E quindi non era la fase, ritorniamo alla fase invece era precedente, quella in cui comincia a essere sondato, e non solo, c'è un altra data da tenere presente, ovvero che sempre in quel G20, che era quello di Cannes, Zapatero nel suo libro di memoria, oggi citato dal Corriere della Sera, dice che circolava già, era il 3 ottobre a quel punto, mi sembra, no? Era 4 e 5 novembre, era il G20, quindi a pochissimi giorni prima, ma comunque prima della nomina di Mario Monti a senatore a vita, circolava il nome di Mario Monti negli ambienti internazionali anche. Questo lo racconta Zapatero. Allora, Franchi, napolitano. Poi... No, io non è che voglio fare non faccio il guardiano del Quirinale, diciamo. No, fai l'esperto però. No, hai faccio l'esperto. Mi sono qua, non, ma io, onestamente, per la parte, diciamo, di quadro generale, mi riconosco nelle cose che ha detto prima Fubini e non ho... una parola. No, il punto è se il Quirinale ha fatto bene, male, se era una cosa che doveva rimanere riservata. Ma, mi perdoni, io troverei onestamente, posso sbagliare totalmente, avrò un'interpretazione estensiva del ruolo del capo dello Stato, non lo so, però io troverei
stupefacente il contrario, ovvero sia che di fronte a un contesto internazionale, che è quello ricordato da Fubini, si potrebbe aggiungere altro, non ci torno, e di fronte, perché c'è poi anche un contesto nazionale, c'è un contesto italiano, e c'è la maggioranza che balla, c'è il contrasto aperto tra, c'è stato quel voto di fiducia a dicembre, ricorderei che la maggioranza si regge sul voto dei responsabili, cosiddetti scilipoti e razzi, no, perché sembra che si parli di una solida maggioranza in un contesto normale e un Presidente della Repubblica che dice ma quasi quasi. Allora c'è questo contesto, c'è lo scontro con la Lega, c'è lo scontro tra Tremonti e Berlusconi, c'è, e si può andare avanti all'infinito. In questo quadro c'è anche un contesto internazionale, Berlusconi ha sempre avuto dei problemi, insomma, con prima li ha avuti, ricordate la scena al Parlamento europeo con Schulz, prima comprensibilmente li ha avuti a sinistra, via via fino al vertice Schulz era, insomma, la legislatura precedente. Sì, sì, dico, quelli erano i problemi a sinistra. A questo punto comincia ad averli grandi e vistosi, e già da tempo li ha, anche con componenti moderate, conservatrici, che sono quelle che governano l'Europa, a cominciare dalla signora Merkel. Sicuramente, ma noi non è che possiamo prescindere anche dal contesto politico internazionale. In questo quadro, da tempo, anche la cosa del professor Monti non è un problema, perché quella non è una risposta, lo sapevamo tutti, è una tradizionale risposta che non va bene quando viene scritta una cosa tra virgolette, perché una cosa è dire ne chiacchieravamo tra noi e una cosa è quando, e io su questo do totalmente ragione a Friedman. Dopodiché sono virgolette che supportano una cosa che era a conoscenza, ma non di 100 iniziati, ma che il fatto che il Presidente della Repubblica vedesse, studiasse, lavorasse e per una prospettiva, però, scusatemi, era sui giornali. Questo è come quando uscì Tangentopoli e disse nessuno aveva detto mai niente, ma non è vero, bastava leggersi i giornali e un sacco di gente aveva scritto le cose. Questa è una storia che non è stata affatto tenuta da un segreto. Dopodiché si può stabilire invece che il Presidente della Repubblica in quel contesto, non voglio ridire per l'ennesima volta, poteva decidere che lui stava a guardare, certo, che cosa, allora, succedeva. Friedman, e poi vorrei sentire però dal Presidente Monti anche alcune cose proprio su questo contesto internazionale, perché lei ovviamente ha vissuto anche su quel piano, anche nella fase precedente. C'erano interviste pubbliche, insomma, anche del Presidente Monti, anche su giornali stranieri allora. Allora, Friedman. Allora, io ringrazio tutti per una discussione molto intelligente. Faccio notare due o tre cose. Ho già detto che il compito di un giornalista è di indagare, documentare e pubblicare. E questo l'abbiamo riconosciuto. Vorrei aggiungere che ho capito che in Italia, come non solo in Italia, ma in altri paesi, forse anche a Washington, le cose scomode, le cose imbarazzanti, le cose che escono documentate, quando Bob Woodward e Carl Bernstein hanno scritto su Watergate, e non sto paragonando questo a Watergate, per carità, Giacchetti, ammiratore tuo, per sciopero di fame, questo signore ha fatto un grande servizio all'Italia sulla legge elettorale e voglio... Adesso vediamo voglio, come va a finire. Speriamo in bene. Ma voglio dire questo. In Italia le dichiarazioni, quando sono documentate, che non accade molto spesso, i segreti dell'elite non vengono resi pubblici al massimo molto spesso, come ha detto il collega adesso del Corriere, vengono strumentalizzati e c'è sempre qualcuno che cerca un complotto. Io in questo libro non parlo di complotti e ripeto, c'è tutta una controstoria, ci sono dei capitoli che forse non piaceranno a Massimo D'Alema quando le legge domani mattina il libro. Non lo so, credo che il Massimo D'Alema... Vabbè, per quelle reazioni le mandiamo ad altre puntate. Però quello che voglio dire è che io non mi schiero politicamente mai, ma capisco che in Italia tutto va strumentalizzato, ma
quando sento un uomo intelligente e in teoria giovane, almeno in termini anagrafici, come Enrico Letta, che dice mistificazione oppure insinuazioni sue sulla tempistica. Ha detto tempistica. Vergognosa mistificazione. E poi ha detto qualcosa sulla tempistica dell'uscita del Financial Times e Corriere della Sera. Il Financial Times, Letta è andato 16 luglio scorso, Lionel Barber, il direttore del Financial Times, il mio caro amico, mi ha detto, ma noi abbiamo pensato che Letta era molto giovane e preparato. Io ho detto, è giovane anagraficamente, ma ha la testa vecchia di Democristiano della vecchia generazione di Prima Repubblica. Ho detto in privato, ma finora era privato, a Lionel Barber. Ma quando Enrico Letta, quando Enrico Letta dice la tempistica di questo libro, io trovo questo, scusami, provinciale e ridicolo. E quindi posso rispondere a Enrico Letta? Caro Enrico, questo brano non è uscito per un complotto del Financial Times, è uscito perché il libro esce mercoledì e il prassi di Rizzoli di far uscire un brano uno o due giorni prima. Così Enrico Letta può capire come funziona l'editoria. Va bene, allora questo era il messaggio di Friedman e Rigoletta, però io volevo chiedere al Presidente Monti appunto questo contesto internazionale. Intanto l'articolo che è stato pubblicato ieri dal Financial Times non ha una titolazione benevola, perché è intitolato The Italian Job, che non è una, insomma, è un riferimento criminale. Tutti ricorderanno forse un film che era proprio così, un film che quindi alludeva a una sfera criminale, L'estate segreta di Monti, Monti paracadutato. Insomma, viene un po' riletta, l'impressione è che venga riletta una storia della quale era stato dato un giudizio positivo in quella fase, come da tutta un'ala, come una liberazione da Berlusconi che non era affidabile, l'Italia che aveva ritrovato credibilità, viene riletta oggi in una maniera negativa. Perché secondo lei, e allora, è vero che c'erano delle pressioni internazionali per questa sostituzione? Attento a quello che dice il professore. Paracadutato è corretto, nel senso che non facevo parte del cammino politico di coloro che si preparano per avere una certa carica, e infatti se a me è stata conferita quella carica nel novembre 2011 è semplicemente perché non c'era neanche un candidato, né persona né partiti, e i partiti si sentivano così in difficoltà in quel momento che non hanno neppure accettato, quando io gliel'ho chiesto, di darmi dei parlamentari per far parte del governo come ministri. Quindi in questo senso paracadutato mi sembra una espressione non offensiva e realistica. C'è una lettura, una rilettura negativa dal Financial Times o dal mondo anglosassone di una esperienza di governo? Friedman dice a me, negativa no. A me non sembra proprio. Documentata sì, negativa no. Sì, ma voglio dire, a parte la persona molto importante di Alan Friedman, se nel Financial Times o nel mondo anglosassone ci sia una rilettura critica di quell'esperienza che avevano salutato, direi di no. L'altro giorno nell'Economist, non nel Financial Times, ma sono cugini, proprietario. Appunto, si facevano ipotesi per le cariche europee, dicevano Christine Lagarde potrebbe andare alla Commissione, Monti potrebbe andare a presiedere il Consiglio europeo. Io non ho trovato nel mondo internazionale questa rilettura che c'è. Ma assolutamente no, insomma c'è un'altra cosa europea alla quale, con la quale non voglio annoiarvi, ma alla quale sono stato adesso nominato per un compito molto complesso e molto difficile, con l'accordo di 28 stati membri. Il working group sulle tasse. Non sulle tasse, lì è stato bellissimo il giornale che ha detto l'Europa vuole tassarci. Chi chiama? Punto di domanda. Monti. In realtà ragioni. È un
Certamente. Non l'hanno chiamata come esperto di tasse. No. È un gruppo politico che, delle tre istituzioni, Consiglio, Parlamento e Commissione, con un presidente indipendente e di comune accordo le tre istituzioni mi hanno chiesto di fare questo. È un gruppo sul futuro del finanziamento dell'Unione Europea. Senta, quindi non trovo nessuna rilettura. Critica, allora, no. Siccome c'era un'altra parte della domanda, però devo rimandare la seconda parte della risposta dopo la pubblicità, altrimenti qui ci tagliano. A tra poco. Allora, di nuovo in onda, con la pubblicità avevo interrotto una seconda risposta, la domanda era questa, magari nel frattempo ce la siamo dimenticata, ovvero se c'era un establishment anche internazionale, si è parlato di un incontro in un articolo di Fabio Martini, prima l'abbiamo sfiorato, di un incontro anche in Italia con Prodi per l'appunto, De Benedetti e il presidente di Banca Intesa Bazoli di allora, e lei in una circostanza pubblica, incontro a Cadesas, dove si parlò di un suo possibile impegno come premier, e questo diciamo è l'establishment italiano. La domanda era anche se dall'esterno, cioè se dall'establishment internazionale o dalle cancellerie, come dicono i giornali centrodestra, effettivamente fosse visto con particolare favore, ci fossero delle pressioni per una sostituzione di Berlusconi. Guardi, questo secondo aspetto non lo so, perché ovviamente le cancellerie internazionali, semmai avevano desideri o esercitavano pressioni perché io sostituissi Berlusconi, mica venivano a dire a me dai sostituisci Berlusconi, per cui io non sono assolutamente in grado di dare questa risposta, se non per quello che leggevo nei giornali e di cui abbiamo parlato. Magari anche qualche colloquio con Napolitano forse poteva essere rimbalzato un'atmosfera, non un... Ma così come sono riservato io sui miei colloqui con i presidenti della Repubblica che ho avuto l'onore di conoscere, altrettanto è riservato il presidente Napolitano anche quando parla in colloqui riservati, sui suoi colloqui con gli interlocutori internazionali. E l'altro aspetto era... L'altro aspetto era questa famosa riunione a luglio. Ho prima detto che ho visto il professor Prodi nel mio ufficio alla Bocconi. Era proprio il giorno in cui lui è stato invitato come relatore nella sede nell'antica sede della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Cadesas, un gruppo che si chiama, credo, Etica e Finanza. Lui era il relatore, quindi venendo da Bologna è venuto prima da me gentilmente a trovarmi, poi separatamente siamo andati là, c'erano effettivamente diverse personalità, che poi sono sempre quelle, insomma, della vita finanziaria italiana, e effettivamente c'erano queste persone. Che si sia parlato di governo o di me, francamente in mia presenza no, e io sono stato tra gli ultimi ad andare via, non so se in altri capannelli al piccolo cocktail dopo la conversazione di Prodi qualcun altro avesse parlato, tant'è vero che il presidente, insomma il padrone di casa, quando ha letto quell'articolo sulla stampa ha mandato una letterina dicendo ma questa è fantasia sull'aspetto individuazione di Monti come desiderabile futuro Presidente del Consiglio. Ma poi vi prego però di non dimenticare una cosa, mettetevi un attimo nei miei panni, io leggo in quel momento nei giornali che molti pensano a me. Vi sembra strano che uno cerchi di capire se è un compito, eventualmente ove gli toccasse, fattibile, infattibile, che cosa bisogna fare? Era una situazione, e si avviava ad essere, una situazione secondo lei che estremamente drammatica per l'Italia. La gestione di quel governo, cioè quel governo stava gestendo effettivamente... così male, cioè il suo giudizio sull'operato di Tremonti e di Berlusconi in quella fase. Lo scrivevo all'epoca riconoscendo dei meriti nei tentativi che aveva fatto e stava facendo il ministro Tremonti di contenere il disavanzo pubblico,
a mio parere mancavano totalmente anche solo i germogli di riforme strutturali. E poi c'è un fatto che credo sia quello più importante. Nell'estate del 2011 la Banca Centrale Europea, con gli strumenti che aveva allora, ha comprato una grande quantità di titoli del tesoro italiani e ciò nonostante lo spread continuava a salire. Allora, vediamo, a proposito dello spread che continuava a salire, c'è un contributo, una dichiarazione, anzi un'intervista a 8:30 di Giuliano Amato, che è un altro, diciamo così, fu indicato allora come l'indizio che qualcosa stava per accadere e che quel qualcosa non sarebbero state probabilmente elezioni, perché Giuliano Amato, il 12 settembre a 8:30, intervistato da Lilli Gruber, disse, come dire, pose l'asticella dello spread. Questa cosa fu insomma molto notata allora, vediamo, Amato. Ma per quanto tempo potrà andare avanti una maggioranza in questa non situazione? Non lo so, molto dipende appunto da come si comporteranno i mercati nei nostri confronti. Io non sono tra quelli che nelle situazioni difficili amano spaventare il prossimo. Ho visto ieri sera il film Contagion, insomma l'idea di questi contagi che spaventano il mondo intero non mi entusiasma. Siamo davanti ad un rischio molto forte. Che cosa può succedere il giorno che la Banca Centrale Europea smettesse di comprare i nostri titoli e quindi succedere? Di tenerci sotto la tenda ad ossigeno, e se lo spread, questa cosa che tutti abbiamo imparato a capire che cos'è, cioè la differenza tra i nostri tassi di interesse e quelli tedeschi, partisse verso livelli 400, oggi 500, 380, oggi 380 ma siamo più o meno fermi lì, troppo alto ma abbastanza stabile, no, 400, 500, 600, ecco, a quel punto può determinarsi una situazione in cui una maggioranza si sbriciola da sola, ecco, perché non sa come reagire o è trasparente che ha adottato una misura dopo l'altra ma non ha fatto abbastanza e quindi c'è un problema che essa non riesce a risolvere. Questo può succedere, io mi permetta di dirlo, ma sinceramente non me lo auguro. Allora, Paolo Franchi, vedevo che dicevi, non sposta nulla, no, non spostava allora. Ammiravo, non era una cosa come ammiravo, non me la ricordavo più in tutta la storia. Ammiravo, come ho sempre ammirato, la lucidità politica, diciamo, di Giuliano Amato. Guardate che chiunque non dica una banalità di questi tempi, ma facciano se ragioniamo sempre che dietro ci sta un oscuro disegno, per però cui se essendosi c'era un quadro, sentito se c'era con un quadro, i poteri forti mondiali, cioè, Giuliano Amato, allora, scusa, possiamo ragionare così, è libera la cosa. No. Devo dire, Alan Friedman ha fatto un gran lavoro giornalistico, trovo questa discussione veramente triste. Ieri stavo rientrando a casa e ho visto una signora abbastanza ben vestita che cercava nel cassonetto della spazzatura davanti a casa mia. Questa è l'Italia di oggi. Dunque, la cosa incredibile che è successa è che stiamo cercando complotti inesistenti, perché stiamo parlando di spostamenti di centinaia e centinaia di miliardi di euro due anni fa, che erano davanti a tutti. Invece di parlare dei problemi di oggi, quando sappiamo tutti, alcuni in perfetta malafede, che nel parlare di ieri in realtà stiamo parlando di oggi. Dunque, scusate, non è stato detto, però come dice Friedman, a volte le cose che non vengono dette è giusto dirle chiaramente. Questi sono i problemi che abbiamo noi oggi. Se vogliamo tornare a come sono nati e come si radicano nel passato recente questi problemi di oggi, ma ci arrivo subito. Il problema è se questa discussione, che sia il giudizio su questa discussione, se questa discussione ha delle ripercussioni politiche su un quadro molto delicato, sì, e le sta avendo, ed è la ragione per cui ce ne occupiamo, perché comunque ci sono delle forze politiche che a partire da questo hanno messo nel mirino il capo dello Stato,
Augusto Minzolini, anzi vorrei andare da... Prego, aggiungo solo una cosa, parlare di complotto è semplicemente ridicolo. Però non ne stiamo parlando, no, stiamo fornendo degli elementi di quadro. Certo, aggiungo un elemento stiamo fattuale. Dando questa lettura. Il potere contrattuale del governo Berlusconi sì o no? Il governo Berlusconi aveva un potere contrattuale perché aveva fatto di fatto un accordo con la Banca Centrale Europea, si era impegnato a prendere delle misure. E la Banca Centrale Europea in contropartita, poi alla fine è questo, dall'inizio agosto del 2011 alla fine dell'anno ha comprato 100 miliardi di euro di titoli di Stato italiani sui mercati. E nonostante questo, come ricordava il senatore Monti, lo spread è salito da sotto 300 dell'inizio di agosto, forse a 574. 574. Ecco, dunque questa era la credibilità. Cos'è successo? Che non appena questo accordo c'era stato, di fatto c'era stato qualcosa di simile a un negoziato, non appena la Banca Centrale Europea all'inizio di agosto ha iniziato a comprare titoli di Stato, il governo Berlusconi ha fatto un passo indietro dai suoi impegni e ha smesso di fare le cose a quali si è impegnato la Banca Centrale Europea. E questa era la ragione. Allora, un momento soltanto. Aggiungo una cosa che Monti non confermerà. Quando Monti incontrò la prima volta Merkel, o una delle prime volte, Merkel disse che l'essere venuti meno a quell'accordo da parte dell'Italia, all'epoca rappresentata da Berlusconi, dalle parole che mi sono state riferite di Merkel, ha cambiato il mondo perché ha creato una forte sfiducia, naturalmente nei confronti del nostro paese. Questi sono i problemi che noi avevamo, che erano sotto gli occhi di tutti e lo sono. Non vorrei che queste discussioni si riflettessero nel modo sbagliato sull'oggi. No, invece per tornare però all'oggi, perché questo vorrei chiederlo a Minzolini, perché Minzolini è dei falchi, diciamo così, lui non vuole essere chiamato con queste metafore, però almeno in questa partita è tra i falchi di Forza Italia, ovvero quelli che chiedono addirittura a Minzolini l'impeachment di Napolitano. Così, cioè Forza Italia arriverà a questo e soprattutto questa situazione significa che volete, che Forza Italia si vuole un po' rimangiare il patto sulla legge elettorale, avrà delle ripercussioni sul patto con Renzi? No, assolutamente no, è un discorso soltanto di dare una lettura più vera di quello che è avvenuto in questi anni. Una piccola, torno un attimo indietro, ma proprio velocemente. No, però rispondimi per favore sulla cosa dell'impeachment, anche se è no, questo. No, ma ti dico, perché io voglio tornare un attimo indietro? Perché poi se andiamo a vedere i risultati, al di là dello spread del governo Monti, e noi siamo arrivati alla fine del governo Monti, in cui stiamo in una fase di recessione nei fatti, stavamo sul 3% nel parametro deficit-PIL, e il debito era aumentato, è arrivato a 127% nel rapporto con il PIL. Cioè, io parto da questo presupposto. Cioè, non è che quella politica poi ci ha portato a qualcosa. Quando Fubini mi dice che ha visto quella signora, quella signora sono 3 anni di politiche fatte in una certa maniera e che hanno portato il capo dello Stato a Bruxelles a dire che forse bisogna cambiare pagina. Perché quello che noi, di cui stiamo discutendo ora e di cui parla lo stesso Renzi quando dice dobbiamo andare oltre il 3%, sono tutte questioni che riguardano il nostro rapporto con l'Europa, che è stato mediato, secondo me, in maniera sbagliata. Torniamo alla vicenda dell'impeachment. Allora, io dico... Si può titolare? Cioè, questi sono i titoli dei giornali di area di centrodestra? Ma io ti dico questo, cioè su questo io sono molto chiaro. Allora, il punto qual è? Che la ricostruzione di Friedman, ma in generale questa vicenda qui va assolutamente riletta con una certa oggettività. C'è da parte del Movimento, il Movimento 5 Stelle, che ha posto il problema di un impeachment. Io di della richiesta di impeachment, su quei 4-5 punti, dico che alcuni punti sono delle bischiarate, tipo ad esempio la vicenda della grazia a Sallusti o altrimenti la rielezione. Però c'è un problema che riguarda la concezione stessa del ruolo del Capo dello Stato, su cui invece bisognerebbe riflettere. Quello che oggi leggo sui giornali, riprendendo una sentenza della Consulta, che era poi sulle intercettazioni che sono state distrutte, il potere mediatore e intermediario del Capo dello Stato. Sì. Cosa significa? Cosa può fare il Capo dello Stato? Allora cominciare ad avere dei rapporti con le cancellerie internazionali che non vogliono più un governo e che sono dare assicurazioni che ci sarà un altro governo, quindi far perdere a questo governo la forza contrattuale, o oggi, perché il discorso si può fare oggi, fare tutta una serie di esplorazioni per tenere in piedi un governo che nell'indice di gradimento con gli italiani è al 22%, cioè è gradito a un italiano su 5, ed evitare le elezioni perché in questo momento non le vuole.
noi dobbiamo ragionare su una cosa. È giusto che da 3 anni questo ruolo, che può essere anche corretto, però parliamone, del Capo dello Stato ha messo una sorta di camicia di forza alla politica italiana? Perché questo è, allora, non punto, è altro quello di cui stiamo discutendo. Giachetti, su questo... Allora, io dico, c'è quella cosa, per me la cosa... Bisognerebbe avere da questa operazione fatta dal Movimento 5 Stelle, da questa richiesta, proprio in una logica istituzionale, avere la possibilità di approfondire questi temi. Dire, sì, è corretto questo tipo di concezione del ruolo del Capo dello Stato, non è corretto. E questo potrebbe essere un modo anche abbastanza regolare per parlarne, perché parlare della richiesta diciamo non significa che è un modo un po' approvarla. Vada. Cioè non significa approvarla, significa soltanto discutere in una sede, cioè in Parlamento, di quanto è avvenuto in questi 3 anni e, di come viene di fatto concepito questo ruolo da parte del Presidente. Quindi dice portare il dibattito in aula, questa richiesta qui, il dibattito sull'impeachment, la procedura io credo arrivare che all'aula. Noi chiediamo spiegazioni, tra l'altro. Poi ti dico un'altra cosa. Però poi deve parlare Giachetti. Partiamo anche da un presupposto. Se noi andiamo a vedere poi i numeri, e dato che abbiamo parlato c'è Giachetti, ma... E vediamo le indicazioni dei diversi partiti. Alla fine Napolitano, su una posizione diversa, sull'archiviazione, si salva grazie al Porcellum. Perché se noi andiamo a vedere Forza Italia e il consenso che ha nel Paese, se mettiamo dall'altra parte il Movimento 5 Stelle, significa che la maggioranza, la maggioranza di questo Paese... E lo vedi anche nei sondaggi, perché i sondaggi danno un indice di gradimento al Capo dello Stato del 45%. Se no io vi lascio allora, la scritta e me ne vado. Ok, è ma chiaro. Ti alzi e te ne vai. No, non è che io devo dire quello che non ti se ne va. No, lui ce l'ha con me. Allora, Giachetti, ce l'ha con me, però adesso Giachetti diamo la parola perché ovviamente intanto c'è stato il colloquio ieri di Renzi al Quirinale. Sì, no, però io adesso vorrei parlare di questo. Primo, sottoscrivo dalla prima all'ultima parola le parole di Fubini. Il problema è che, come vedi, alla fine parliamo del complotto e trovo tutto questo assolutamente surreale, cioè con i problemi che ha il Paese io immagino non la vecchietta che va nel cassetto, nel cassonetto a cercare, ma anche le persone normali che stanno in giro diciamo per le strade del nostro Paese, magari con qualche difficoltà, che si accapigliano per pensare se è il caso di mettere sotto impeachment. Tra l'altro diamo una notizia a Minzolini e a tutti i fautori dell'impeachment: l'impeachment in Italia non esiste. L'unica possibilità è mettere sotto accusa il Capo dello Stato per attentato contro la Costituzione o per alto tradimento. Wikipedia, leggetevi, se basta, leggetevi che cos'è l'alto tradimento, l'attentato alla Costituzione, e stiamo parlando di cose che fanno ridere i polli, chiaro? Tanto fanno ridere i polli che la domanda è stata presentata dal Movimento 5 Stelle e siccome non bastano mai i polli che fanno ridere, ieri Brunetta, te, vi siete tutti aggiunti dicendo bisogna andare avanti in queste storie. Ma guarda, ti ho fatto un discorso diverso, lascia stare, ti ho detto. Adesso finisco. Tu, il problema però, non è tuo. Va bene, no, un momento, non fai il moderatore. Minzolini, un momento, facciamo finire Giachetti e poi dopo... Quindi stiamo parlando di una cosa che fa ridere. Cioè non esiste la configurazione, fa ridere, oltre che per la misura che non esiste, e non a caso si prevede che il Capo dello Stato possa essere messo sotto accusa per motivi ben precisi, fa ridere perché si sta cercando a ritroso, ripeto, al netto dell'assoluta sacrosanta iniziativa giornalistica di un ottimo giornalista, il provincialismo nostro, che è anche un po' politico e generale in queste cose, ci porta che dobbiamo riscrivere. Essendoci dimenticato che cosa è stato quel periodo, stiamo cercando adesso di riscriverlo, forse per riproiettare un'immagine per il futuro, approfittando di quello che ci siamo scordati. Ma dov'era questa forza di Berlusconi e del governo Berlusconi prima del giugno 2011 nei confronti della Comunità Europea? Ma quando mai si è visto questo grande braccio di ferro, quando Tremonti dalla mattina alla sera sottoscriveva tutto quello che gli chiedeva la BCE e non a caso dalla mattina alla sera, un giorno c'erano i colleghi di Tremonti che chiedevano dimissioni di Tremonti e un giorno, quando non era quello, era Tremonti che minacciava di dimettersi. Ma come ve lo ricordate? Come ce lo ricordiamo quel periodo di un paese che stava precipitando con un governo che appunto faceva ridere non solo Sarkozy e Merkel per gli scandali? Mi ricordo che, una delle definizioni per le quali si pensava a Monti, noi, è perché innanzitutto bisognava restituire un minimo di visibile credibilità del nostro paese agli occhi della comunità internazionale. E questa è la lettura sul passato. Sì, però arriviamo al presente. Allora, questo si è creata una situazione di debolezza maggiore del Quirinale in virtù di questi attacchi. C'è un problema del Quirinale che comunque scarta sempre l'ipotesi elettorale in nome della stabilità, naturalmente, non per un arbitrio o un capriccio.
C'è questo problema, allora, Giachetti? Allora, io non penso che c'è Renzi che vorrebbe andare al voto, non vuole andare al voto. Il Quirinale sia minimamente indebolito da questa vicenda, ripeto, al netto dello scoop giornalistico, ma non penso che ci sia nulla di... Penso che quindi quello finirà. Che ha fatto Napolitano sta tranquillamente dentro le prerogative di un presidente. Ma anzi, cambia anche qualcosa il rapporto con Forza Italia, tra PD e Forza Italia, l'accordo sulla... Mentre Minzolini e la Santanchè, Berlusconi mi pare molto più a riparo rispetto al giudizio nei confronti di Napolitano. Detto questo, io penso che in questo momento non solo Napolitano, ma tutti auspicheremo almeno di poter andare a votare con una nuova legge elettorale. Quindi se andiamo a votare... Questo si vedrà questi giorni. Appunto, quindi se andiamo a votare domani, andiamo chiaramente a votare con la legge della Consulta, che notoriamente non è la migliore delle leggi. Se gli impegni che sono stati assunti anche da Forza Italia vengono mantenuti, e non vedo perché non debbano essere mantenuti, si fa la riforma elettorale, si fa la riforma del Senato e poi si andrà a votare il prossimo anno. Se le cose precipitano prima, saremo pronti ad andare a votare anche... Allora, Friedman e poi dobbiamo salutare Giachetti perché deve andare alla riunione dei parlamentari con Renzi. Sì, c'è l'ufficio di presidenza su... E l'ufficio. C'è l'ufficio di presidenza. Ma c'era anche la riunione dei parlamentari tutto, con Renzi. E poi c'è la direzione anticipata del PD. Cioè, ma lei non sa niente non di come è andato il colloquio di Renzi al Quirinale? Non mi hanno invitato, però magari me tengo qualche cosa da raccontare. Da raccontare a Friedman in intervista, però soltanto in video. Allora, un flash... con Matteo Renzi è abbastanza originale. È il capitolo 11 di questo libro. Allora, vedi che c'è tutto, parla, c'è anche... Secondo me ci parla della sua ricetta economica capitolo per il futuro. Capitolo 11 o chapter 11? Chapter 11, il dualismo biculturale. Vuole ricordare cos'è il chapter 11? Chapter 11. Chapter 11 vuol dire bancarotta in America. Quindi non porta fortuna questo capitolo a Renzi. Non è bancarotta, è pieno di una ricchezza intellettuale. Va bene, allora Friedman, sì, velocemente vuole dire una cosa, poi devo dare la pubblicità. Allora, dico così, numero uno, a proposito di Giuliano Amato, che io trovo una delle persone più sottile, si chiamava Dottor Sottile, è intelligente. E non parlava a caso. Lui per me non parlava a caso, numero uno. Ma non perché c'è un complotto, certo. Ma perché sapeva le cose che i segreti Pulcinella dell'elite che non erano documentati all'epoca. Nel libro c'è un capitolo su Giuliano Amato e un video registrato di Amato che comincerò a far uscire poco, in cui c'è anche un piccolo scoop con Giuliano Amato che ammette come il debito di oggi è arrivato, così con qualche commento un po' interessante. Il contesto economico, come il Presidente Monti, come Fubini, come tutti dicono, è fondamentale per capire la storia e per capire il presente. Il contesto di una tempesta finanziaria, la crisi dell'euro, tutto nel libro, tutto nel Financial Times, è corretto per quanto riguarda il 2011. Non parlo di complotto, parlo di squali, speculatori, hedge funds. Ma secondo te ha fatto bene o no Napolitano sto arrivando proprio a questo. Il Financial Times, a differenza della stampa italiana, ne ha chiesto di scrivere alcuni paragrafi spiegando la Costituzione italiana, perché è così importante per gli italiani dopo l'epoca fascista, perché è sacrosanta, perché garantisce per gli italiani, perché gli stranieri non... E mi hanno chiesto di scrivere, ho scritto nel Financial Times, qual è la differenza fra una democrazia parlamentare con un presidente che è un capo di Stato, ma non è come un figurehead in Germania e non è come una repubblica presidenziale in Francia dove il presidente può mandare via, cambiare il primo ministro al suo capriccio come Chirac e tanti altri hanno fatto in Francia. E per questo finisco la mia considerazione con questo. Numero uno, è importante secondo me che qui nella lettera di ieri, come nel video di Strasburgo, il Presidente della Repubblica, che non intendo mai attaccare, e nutro stima per il Presidente della Repubblica, non sono qui a né gridare complotti né attaccare, ma scrive, fu nelle consultazioni successive a quelle di missione, cioè quelle di Berlusconi a novembre 2011, che poté riscontrare una larga convergenza sul conferimento a Mario Monti. Lui riscontra una convergenza, la settimana scorsa ha detto che le consultazioni hanno fatto venire fuori il nome di Monti, una piccola differenza. Ma il suo prerogativo, non sono costituzionista, il suo prerogativo di fare conversazioni con chi vuole ovviamente c'è, però
Una cosa è dire che tutto è venuto fuori a novembre il nome del presidente Monti. È una cosa invece un'altra che è venuta giù. È Monti che ieri a Rai 1 ha più o meno fatto capire, come a me, senza parlare di Benedetti e Prodi, che il presidente Napolitano l'ha sondato e quello a giugno, lo abbiamo luglio. Sentito qui nella... voglio citare e poi termino, come si dice in Italia, e poi concludo. Il grande costituzionalista, nonché collega del Corriere della Sera, Michele Aynes, che ieri, intervistato a Piazza Pulita, ha fatto una distinzione fra consultazione ufficiale, novembre 2011, e informale, cinque allora... mesi prima. E su questo il mio commento è: fa riflettere. Basta. Ci fermiamo su questo e riflettiamo soltanto per lo spazio della pubblicità, perché questo punto però è importante. Restate con noi. Allora, presidente Monti, in un pezzo di Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere della Sera, come tutti sanno, si fa riferimento a quello che ci diceva prima anche, che ci ricordava prima sia Giachetti sia Paolo Franchi, cioè che i poteri del Quirinale come moderatore intermediario, che è un ruolo riconosciuto peraltro da una sentenza della Corte Costituzionale, che tra l'altro è la stessa che riguarda poi la distruzione delle intercettazioni telefoniche di Napolitano, quindi è una sentenza importante. Ora, racconta Marzio Breda che in realtà Napolitano si è arrabbiato un po' per il fatto che è stato violata il vincolo alla della riservatezza che c'era su questi incontri. Allora le chiedo se si è arrabbiato un po' anche con lei, oltre che con Prodi e con Carlo De Benedetti, che in qualche modo, anche se attraverso lei insomma, però hanno, come dire, tirato fuori questi argomenti nel libro di Friedman con delle dichiarazioni in chiaro, come si dice in gergo. Cioè lei ha sentito Napolitano, c'è stata qualche ruggine? Io ho sentito telefonicamente ieri il presidente Napolitano due volte, una volta l'ho chiamato io, una volta mi ha chiamato lui, anche per preannunciarmi che mi faceva avere la lettera che comunque avevamo visto sul sito del Corriere della Sera, e grande, direi, intensa cordialità, non ho notato nessuna forma di irritazione. Assolutamente no. Poi, dunque, questo è una... E naturalmente, scusi, naturalmente ho ricordato anche a lui quello che prima ho spiegato, e cioè che da parte mia non c'era stata nessuna violazione della riservatezza per quanto riguardava... Nessun imbarazzo anche per le dichiarazioni di Prodi, di Carlo De Benedetti, di quello che veniva fuori, per il libro di Friedman. Su Prodi, torno a dire, Prodi non fa nessunissimo riferimento a colloqui tra Napolitano e me, De Benedetti ne fa di sì. Rimando alla domanda, ma l'avrà sentito, quindi non so neanche se il presidente Napolitano si è soffermato su questi aspetti. Invece l'altra domanda che volevo fare sia ad Alan Friedman, a Minzolini e anche agli altri ospiti naturalmente è perché l'altra curiosità è questa, lo chiedo prima a Friedman visto che è lui che ha fatto le interviste, perché Prodi e Carlo De Benedetti raccontano questa cosa, ti raccontano questa cosa, tu puoi dire perché gliel'hai chiesto naturalmente, ma perché decidono, come dire, anziché glissare, accettano di raccontare questa storia con questa versione oggi? Lo chiedo con una malizia che dichiaro apertamente, perché ci sono molti retroscena, oggi in particolare quello di Libero, però se ne era vista qualche traccia anche nei giornali, su un attivismo di Prodi, come se si fossero risvegliate, anche se Prodi le ha negate, delle ambizioni di qualche tipo, è stato un candidato al Quirinale, poi lui ha detto che non ci pensa più, però insomma, per quale ragione? Libero lo scrive in modo piuttosto netto, dice la manovra di Prodi per prendersi il Colle addirittura. Dunque, con grande rispetto per Alessandra, che per me è uno dei più intelligenti e accurati e acuti analisti della politica italiana sulla televisione in assoluto, dico a lei, a te. Quando fai questa premessa poi mi aspetto una critica severissima. No, adesso, no, però... no. Aspetterei meglio di te che di parlare di complotti su Prodi. Naturalmente immagino che
se il Presidente della Repubblica decida a un certo punto nei prossimi anni o mesi di non continuare al Quirinale, Prodi potrebbe spuntare fuori come un candidato, ma non possiedo nessuna informazione privilegiata su questo, è speculazione mia. Però, no, io sto citando un articolo e la domanda è perché allora, ne parlano? Perché Prodi di Benedetti hanno parlato con me? Perché Mario Monti ha parlato con me? Perché Giuliano Amato e Silvio Berlusconi e tutti hanno parlato con me? Perché si sono permessi di registrare in video? Spero che perché sanno che sono A, un amico d'Italia, B, un giornalista onesto, C, un giornalista serio che non spara senza essere documentato, e D, perché gli ho chiesto all'interno con Monti, abbiamo fatto 2 ore di interviste, 2 volte, non solo 1 volta, con altri Prodi sì, e Benedetti. Ma tu dici, se volte, tu queste domande gliele avessi rivolte 6 mesi fa, 8 mesi fa, no, 10 mesi fa, ho rivolto 6 mesi fa. Sì, quindi, insomma, prima. La prima adesso conversazione sì, era giugno-luglio scorso per me. Io invito a tutti che hanno dubbi sul come sono date le cose nel 2011 a leggere solo le prime 3 righe del 3° capitolo del libro, dove si legge in modo nero su bianco, e non è uscito oggi questo. E poi, se qualcuno ha ancora dubbi e la cosa sul Quirinale va avanti, io sono anche disposto, annuncio a Omnibus, a rilasciare e far uscire dei nastri audio che danno altri controprova, nastri audio di che chi? Io ho registrato nelle interviste, non ho detto con chi, ma dire che con sono chi? Separati da questi televisivi, sono disposto allora a giro la domanda, però insomma, quindi tu dici non c'è nessuna parte, ti avrebbero risposto non comunque, c'è complotto, non c'è, no, Romano complotto Prodi non e lo Carlo siamo De Benedetti, no, complotto. Renditi conto, Alessandro, dell'ironia delle sorte. Chi sono i due nemici giurati di Silvio Berlusconi più in vista in Italia? Direi Carlo De Benedetti e Romano Prodi. Che interesse hanno Romano Prodi e Carlo De Benedetti a fare un piacere o rilasciare un'intervista o confermare cose che possono portare benefici politici a Silvio Berlusconi? Non sono Prodi e De Benedetti. Io sono un giornalista onesto, ho fatto il mio mestiere, sono contento e fiero. Questo nessuno lo mette in dubbio. Allora, Augusto Minzolini, non chiedo anche a te, effettivamente c'è questo aspetto paradossale di Prodi e De Benedetti citati, portati proprio come una bandiera da Silvio Berlusconi, però chiedo anche a te, che sei anche un giornalista e sei stato un retroscenista per tanto tempo, di qual è, perché secondo te hanno accettato di parlare, di raccontare, di parlare in questo modo così esplicito sia Prodi che De Benedetti? Se io devo dirlo, diciamo, in termini molto sintetici, perché siamo arrivati al fallimento di una politica, la politica dei governi Monti e Letta. Diciamo, la prova ne è, diciamo, del discorso fatto davanti al Parlamento europeo da Napolitano la settimana scorsa. È chiaro che di fronte a un'ipotesi di questo tipo, che cambia completamente, nel senso, Prodi, prima di fare questa, diciamo, appena 10 giorni fa, ha fatto un intervento molto critico nei confronti di questo governo, molto critico nei confronti della politica tedesca. Sono tutti elementi che dimostrano che una fase si è chiusa. Ma è una fase che si è chiusa soprattutto nel Paese, perché se noi, ripeto, abbiamo un capo dello Stato che è al 45% di indice di gradimento, un governo che è al 22%, nel Paese questa fase di 3 anni, che non ha portato a grandi cose, perché come ricorda Fubini, trovi gente che, diciamo, vestita bene, che vede, va a cercare nell'immondizia, allora dimostra che quel rapporto che ha tenuto per 3 anni è venuto meno, e tutti se ne accorgono, e tutti quindi si preparano a un'altra partita, che è quella che stiamo giocando già adesso, e di cui, al di là di quello che dice Giachetti, Renzi è uno dei protagonisti, perché quello che io dico, ad esempio, del governo Letta non è molto diverso da quello che dice Renzi e probabilmente Giachetti quando non parla della vicenda di 3 anni fa. Allora, su Prodi non mi hai risposto, non ti ho... Ma ti ho detto, Prodi, vede, c'è uno spazio. Poi ti ho detto, non è che c'è un complotto, è chiaro che c'è uno spazio. Cioè, quello che dice Friedman. Benissimo. Allora, intanto, soltanto al volo alcune notizie di agenzia, cioè dichiarazioni di Renzi, perché si è aperta l'assemblea di Renzi con i parlamentari, sarà importante perché proprio dopo il colloquio, le 2 ore a colloquio con il capo dello Stato ieri, e Renzi rilancia sulle riforme, dice che l'Italicum è la ricetta contro la gravissima crisi istituzionale che si è andata approfondendo, e tutto sommato le tracce le abbiamo viste anche in questo
dibattito. Oggi inizia il suo percorso la legge elettorale, quindi sarà la prima seduta in aula e vedremo con quale insidia, ma di questo parleremo domani. Ancora vorrei dare un'altra notizia, una dichiarazione di Toti, consigliere di Berlusconi di Forza Italia, che dice che in effetti non sarebbe male se Napolitano desse delle spiegazioni in Parlamento. E vorrei chiudere, ecco qui, intanto Renzi dice no modifiche unilaterali sulla legge elettorale, quindi sembra tenere insomma l'accordo, il PD è leale. E vorrei chiudere con una battuta di Paolo Franchi, veramente 30 secondi, per dire: Napolitano, secondo te quale tipo di reazioni contromosse mette in campo, a parte la lettera? Cioè, secondo te succederà qualcosa? Dimissioni, scioglimento delle Camere? Non, dimissioni non credo, no. Sicuramente non per questo. Poi pende sempre quello che ha detto Napolitano già nel momento della sua rielezione, ricordiamolo, quello che disse, diciamo così, nel discorso di investitura: se falliscono se le riforme, fallite anche questa volta, io ne prenderò le ma sarà... tirerò le conseguenze di fronte al paese. Lo disse allora, io non so, dico, è una cosa che lui disse, che credo non abbia rinnegato. Non credo che nel caso si asserraglierebbe, diciamo, al Quirinale in attesa di esserne scalzato da questo fantastico, mi dimentico sempre il nome del giurista di 5 Stelle che ieri impazzava. Becchi, ecco, non credo che aspetterà lì di essere scalzato dal mitico professor Presidente Becchi. Monti, non ho chiesto a lei, glielo chiedo proprio in coda di trasmissione, su Prodi è in campo secondo lei per un eventuale, quando si riapriranno, un po' come diceva Friedman e Minzolini, lei è d'accordo? Ma Prodi, tra l'altro Prodi è stato intervistato da Alan Friedman, credo più o meno quando sono stato intervistato io, cioè nel settembre. Prima, dopo, ecco, e comunque, quasi durante, insomma, mesi anche fa. Durante. E dice tante altre cose in questo libro, no, Prodi. Sicuramente. Infatti ci aspettiamo un... Multi-omnibus con Friedman. Un Friedman Weeks. Attenzione, sennò diventa Leaks. Come il libro di Vespa. Io non lo volevo dire. Prodi, diciamo, dopo da allora è stato autorevole candidato. Comunque molti hanno votato per lui, per la Presidenza della Repubblica. Credo che sia una di quelle personalità che sono in campo, oggettivamente in campo, immagino io. Quindi non vede però retroscena particolare, insomma. Ma io sono molto incapace, purtroppo, di vedere retroscena. Benissimo, grazie davvero ai nostri ospiti. Buona giornata a tutti. Dopo di noi c'è Coffee Break con Tiziana Panella. Omnibus torna domani.